Passo preliminare, prima di cominciare a preparare una birra con il metodo del kit utilizzando un malto luppolato, è quello di acquistare del caffè in polvere che può servire nei momenti in cui la ferrea determinazione del birrificatore casalingo viene meno. A parte questa cosa, prima di preparare un paio di giorni prima, un giorno prima massimo, la birra fatta in casa, c'è bisogno di fare questa operazione. Seguitela con grande scrupolosità. Prendono dei bicchieri di plastica di varie dimensioni, mi raccomando, non mi fate problemi, date sfogo alla vostra fantasia con i colori e con le forme. Riempiamo con dell'acqua piovana raccolta nella nostra cisterna. Con grande foga. Adesso apriamo il freezer e riponiamo verticale, mi raccomando, non in orizzontale. Poi diciamo, io ho fatto esperienza, se li mettete in orizzontale si potrebbero avere dei problemi. Poi quando farete tante birre capirete il motivo. Insomma, diciamo, questa è una soluzione. Sono dei problemi di fisica quantistica, è Sì. difficile da spiegare. Quando avrete fatto 7-8 esami di fisica all'università capirete perché non bisogna mettere i bicchieri di acqua allo stato liquido nel freezer. Questa qua insomma è una soluzione, diciamo, per arrangiarci così prima di comprare la serpentina che servirà per raffreddare il mosto. Il mosto caldo va raffreddato molto velocemente, quindi stiamo preparando dei cuboni, dei cilindroni di ghiaccio. Anzi, questi in realtà sono dei coni tronchi di ghiaccio. Siamo precisi, stiamo diventando degli espertoni della birra, che poi immergeremo in una bacinella all'interno della quale immergeremo la pentola calda col mosto caldo, in modo che si raffreddi più velocemente possibile, Senza ossigenarlo. senza ossigenarlo, quindi non bisogna girarlo, mescolarlo, eccetera. Adesso prepariamo tutti questi cubetti, questi coni tronchi, questi cosaedri. E poi prepareremo la nostra cara birra. Ci vediamo tra qualche giorno. Ho dimenticato di dire una cosa seria. Se veramente intendete utilizzare dei bicchieri di plastica per fare i cubetti di ghiaccio, per raffreddare il mosto, vi consiglio di non aumentare, cioè di non abbassare troppo la temperatura del freezer, se avete la possibilità. Altrimenti il ghiaccio si forma troppo velocemente e si spaccano i bicchieri. Quindi più lentamente si ghiaccia l'acqua, meglio è. Così poi i bicchieri potreste anche riutilizzarli in futuro. Sebbene, diciamo, costino poco, però insomma. Ma per una questione di Sì, infatti, riciclo, insomma. per non inquinare.